symphony, a theory that explains the universe. I want a particle with my name, the serendipity boson. The serendipity boson. Who are you? What do you do? I am a mathematician. My job is to investigate, to discover new relations between lines and numbers, between shapes and sizes. I calculate. I connect the dots. Lines and numbers, shapes and sizes. But do you mathematicians discover or create? You see, that's a good question. All I know is, after it's all over, after the dust settles, something is there that wasn't there before. Will you teach me how to create a mathematical theory? You can be my student. I can try and guide you through it. I'll give you a shot at it. How do you become creative? Are you not born a genius? Genius! Creativity be a habit. It's a paradox. Paradox. Yes, it is
a paradox. We think of creativity as a way of keeping everything fresh and new. While habit implies routine and repetition. It's confusing. Well, of course it's confusing. Us scientists are in a constant state of confusion. If everything is clear to you, then you're not working hard enough. If I fill the empty page with my words, people will laugh at me. Ha, 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 ha. He, he. Sintesi chimica. E un bel giorno ha scoperto una sostanza che si comportava in tutto e per tutto come la materia viva. Un grumo? Di gelatina? Collosa? Che avrebbe fatto schifo anche a un cane. Da cui sarebbe scaturito un essere umano. Wow! Con tutti gli organi. Wow! Le ossa. Wow! I nervi. Wow! Gli enzimi. Wow! Gli ormoni. Wow! In verità, con quel grumo, di gelatina, collosa, che avrebbe fatto schifo anche a un cane. Il vecchio Rossum avrebbe potuto fare ciò che voleva. Avrebbe potuto creare una medusa col cervello di Socrate. Oppure, pensa che figata, un lombrico lungo. 50 metri. Ma il vecchio Rossum non aveva nemmeno un briciolo di umorismo. Per cui si era messo in testa di creare un normale vertebrato. Un uomo, insomma. Il vecchio Rossum era un eccentrico materialista. Ateo e materialista. E aspirava a che cosa? A fornire la prova che... Che prova? Che non c'è bisogno del... Voleva spodestare Dio in modo scientifico. Wow, wow, wow! Questo si era ficcato in testa! Creare un uomo identico a noi fino all'ultimo capello. Ma ottimizzato in tutte le sue parti. Dotato cioè solo di organi utili. Le parti inutili del corpo umano? L'appendice. Le tonsille. L'ombelico. Le ghiandole sessuali. Ma le ghiandole sessuali non sono inutili. Stiamo parlando di creazione artificiale degli uomini. A cosa servono le ghiandole sessuali? A un robot? Le parti inutili del corpo umano, dicevo, non erano previste. Uomini creati
Perfetti! Il vecchio Rossum poteva perfezionare il lavoro di Dio! Il vecchio Rossum aveva un nipote, il giovane ingegnere Rossum. Presidente. Il giovane ingegnere Rossum rappresentava un'epoca nuova. L'epoca che segue quella della scoperta. L'epoca della produzione in serie. Dopo aver visto cosa stava combinando il nonno, il giovane Rossum decide di mettersi in affari. Una produzione di esseri umani artificiali. Idea geniale! Una produzione industriale. In serie. Macchine da lavoro, vive. Intelligenti. Del tutto simili a vari uomini. Insomma, ha bisogno di fare un sacco di cose che...
che in fondo sono inutili. Non giovano, anzi, rallentano la produzione. Io ho inventato e messo in produzione su grande scala l'operaio col minor numero di bisogni. Semplice e funzionale. Il giovane Rossum ha cancellato dal cervello umano tutto ciò che non è direttamente legato al lavoro. L'ha semplificato. Dal punto di vista meccanico, un robot sostituisce due operai e mezzo. Dotato di forza fisica. Wow! Intelligenza cerebrale. Incredibile. Wow! Memoria eccezionale. Wow! Può autoapprendere. No! Precisione nel lavoro. Aspetto decoroso. Piacente, direi. Ma non è rallentato da problemi sentimentali. O interrogativi esistenziali. Esigenze collaterali. Inutile alla produzione. Ma ammettiamolo, dai! La macchina umana era terribilmente... Terribilmente? Imperfetta. Prima o poi andava sostituita. Era troppo poco efficiente. È troppo costosa. La macchina umana non rispettava più le esigenze della tecnica moderna. Ecco perché ho creato la produzione in serie dei robot. Che sono organismi umani come noi, soltanto... Sono meglio di noi. E si vendono. E si comprano. E quando non servono più? O quando sono diventati obsoleti? Muoiono. Beh, muoiono. Si buttano. Si mandano al macero. E se ne creano altri. Si dice che l'uomo sia una creazione di Dio. Tanto peggio per lui. Dio non aveva la più pallida idea di dove sarebbe arrivata la tecnica moderna. How does one recognize a human being? What does it mean to be human? Perhaps being human is framed by how we see ourselves relative to other species in the world. Dogs, cats, insects. Perhaps it's simply a sorting of patterns. Humans are objects having features that are similar. Nose, eyes, hair, teeth. And our brains have evolved in time to recognize these patterns and distinguish between different patterns. Why should there be anything beyond that? If human beings are made up of the same atoms and molecules, like a dog or a cat, then maybe the question is nonsense. Is just a materialistic interpretation of humanity the only thing, or is there something deeper? Aha! Perhaps therein lies the charge of being human. Creativity and imagination. The ability to seek and discover. Innovation and the passion to learn, and that's difficult. And poignant questions like the ones we're asked right now. And the answers to these questions. Perhaps. The human being to me is the person who has had his or her heart broken, or has felt sick to the stomach because they've been betrayed by their lover. The human being is someone who experiences the wide spectrum of emotions, from love to hate to confusion to compassion and to despair.
The human is one who makes mistakes again and again and again and learns from them. The human is complex and cannot be summarized by simple metrics like the height, weight, sex, or color. The human is the new father or mother who experience the unconditional love for their child when they're born. The human is the young child who waits patiently for the end of the day to embrace their parents. The human is one who can be angry to the point of wanting to kill themselves. And at the same time, the human is one who is willing to sacrifice themselves for another, for both a just or an unjust cause. The human is he or she who is able to dream while they sleep. The human is one who can speak gently to another on the face, but then curse behind the back in silence. The human is she who enjoys the worldly pleasures and at the same time can fall sick with disease. The human is he or she who can choose to live a life based on integrity. Ah, the human, what a beautiful creature. Another question or issue to reflect over is that of consciousness. Clearly, what we think makes us unique. Is this property of feelings, thoughts, all we have? How does one prove that another person is conscious or not? If consciousness is a criteria for being human, is a baby in the womb of a mother human? Is a sick man dying of Alzheimer's or Parkinson's? Lying on a bed without any awareness human? I believe that the capacity for change is a critical ingredient for being human. The lack of constancy. Being able to learn from our mistakes and to grow and to develop and to create beautiful knowledge. Oh, non ha nulla.
nulla da perdonarci. Silla non se le freda, vero? Non ne ha motivo. Noi non siamo state scortesi con lei, vero? Il robot non sente le emozioni, sono meno dell'erba. Mi scusi, volevo chiederle... Che cosa? Perché hai creato robot... femminili, se... Se per loro il... sesso è un'attività, diciamo così, inutile? Ah, c'è una certa richiesta, sa, domestiche, commesse, segretarie, la gente è abituata così. E succede mai che... E i robot maschi? Maschi! E i robot femmine? Femmine! Tra di loro, insomma. Oh, solamente no! No, 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 no. Non mostrano alcuna traccia di attrazione, signora, no, del tutto! Ma questo è terribile! Per me è uno scherzo! Silla non è un robot! Silla è una ragazza e un essere umano come me! Se un robot di Rossum è certamente meglio di te! Nemmeno Dio ha creato un'opera tanto perfetta. E deliziosa e sciocca come la primavera. In poche parole, non serve a niente. Tanto l'erba. Lijepa. Lijepa. Ali kako može biti lijepa ako ne voli? Njeno tijelo nikada neće oživjeti. Nikada neće biti ljubavnica. Nikada neće biti majka. Njene savršene ruke nikada se neće moći igrati sa novorođenčetom. Nikada neće prepoznati ljepotu svoga voljenog u ljepoti njenog djeteta. Nikada. Imbroglio. Io sono un robot. Lei è un ciarlatano. Ma perché state recitando questa commedia? Ma è logico, qual è la miglior pubblicità per i prodotti della Rossum? Vedo in voi dello scetticismo. Diciamo che ci deve convincere. Niente di più facile, portate Silla in laboratorio e dissezionate. Dissezionarla? Dissezionarla? Ma nemmeno per idea. Lei vuol farla uccidere? Tutto ciò è orribile. Io sono un robot. Le macchine non si uccidono. È davvero crudele. Signorina Silla, lei si lascerebbe dissezionare? Sì, certamente. Ma proverà dolore? Forse, boh, l'anestetizzano. Silla è un robot, gentili ospiti. Un robot. E cosa ne sarà di lei dopo la dissezione? Smetterà di muovermi. E poi che ne sarà di lei? Verrà mandata al macero. Ma questa è la morte? Non lo so. A lei dispiacerebbe morire? Non lo so. Lei ha paura di morire? Non lo so. Non lo so. Giocare, mangiare, consumare, senza essere produttivi. E poi l'adolescenza, con tutti questi brufoli. E un diavolo per capelli. Per non parlare della vecchiaia e della malattia. Tutto tempo inutile alla vita produttiva dell'uomo.
Ammettiamolo, dai. La natura non aveva la più pallida idea dei moderni ritmi di produzione. Guardate negli uffici. Che cosa vedete? Degli impiegati. Sono dei robot. Guardate fuori dalle finestre. Che cosa vedete? Dei muratori, non so. Sono dei robot. Guardate nei reparti delle fabbriche. Che cosa vedete? Degli operai. Sono dei robot. Nei prossimi 10 anni i robot produrranno così tanto grano, stoffe, carne, energia, da poter dire che le cose non avranno più valore. Ognuno potrà prendere secondo i propri bisogni. Non ci sarà più miseria per nessuno. Non ci sarà più bisogno di lavorare. Tutto il lavoro sarà fatto dai robot. E l'uomo farà solo ciò che gli piace. Ognuno potrà prendere liberamente ciò di cui avrà più bisogno. Non ci sarà più miseria per nessuno. Non ci sarà più bisogno di lavorare. Tutto verrà fatto dai robot. Vicino al paradiso. Thank you.
Così sia! Ma andrà davvero così? Invecchiano e basta. Che paradiso maledetto è questo? È contro il volere di Dio fabbricare queste marionette. In fondo c'era qualcosa di buono nel servire. E qualcosa di grande nell'umiltà. C'era una certa virtù nella fatica. E una certa consapevolezza nel dolore. E c'era una certa integrità nel lavoro. Su muri in costruzione. Thank you.
How shall I spend the rest of my life if robots were working for me? Is man's objective not to work for a certain period of time? Forever? The answers to these questions will depend a lot on the vocation, passions, interests of the human. The question to me is always, how does the presence of robots help growth and development? Can robots be used as tools to be more creative and discover new unknown truths in the universe? If the answer is yes, then they will possibly make us more efficient and even more hardworking. Overall, I don't see the difference between the existence of robots and humans and the desire to discovery and work. The beauty about the universe is it appears to be an infinite source of challenges, puzzles, and problems. To me, improving the quality of life through the presence of robots doesn't mean not needing to work anymore. How boring would that be? If robots would help us get food, water, and medical supplies to war-torn areas, and bills to save people in times of crisis, then more of these robots should be deployed. The robot would help us with quick recall of information on the fly without having to invest the time to memorization. This would allow humans to invest more time in thinking and generation of new ideas. If miniature robots will help doctor in a profession detect and eliminate cancers and other diseases, then let's use them for these problems and learn about patterns that they uncover in the process. The challenge of the near future is how robots and humans will interface with each other. It also depends on what science, and perhaps other fields, tell us about consciousness. Will robots be conscious? Will they become human? I don't know. If they do, then perhaps we will begin to have intimate social relationships with them. If there remains a distinction between humans and robots, in terms of consciousness, then what would I use them for? And what situations would I think twice before using them? If I had to clean my bathroom, would I get a robot to do it? Why not? Or would I get my children to do it? Why not? Perhaps we would do it together. That's a good idea. Lose touch of our human side. I want our children to learn humility by working on tasks like mopping a floor or cooking a nice meal. Robots should not and will not make me lazy. I will work harder, I will exercise harder, I will eat healthier food, I will climb more mountains. I will read more books. I will meet and talk to more people. I will travel more. I will try to help more people. I will be more human than I was ever before. Come è meglio di noi.
Bisogna proteggere i robot. Garantire loro un trattamento più civile. Bisogna liberare i robot dalla schiavitù. Bisogna trattare i robot come esseri umani. Sì, sì, buona idea. E magari dovrebbero pure votare. Ma certo che sì. Sì, e dovrebbero persino ricevere lo stipendio. Ma certo che sì. Sì, sì, ma guarda un po'. E cosa ci farebbero i robot con i soldi? Beh, ci comprerebbero quello che desiderano. Ciò che farebbe piacere. Ma è proprio questo il bello! Non c'è niente che possa piacere i robot! Nessuno ha mai visto un robot sorridere! Perché non li progettate con la possibilità di essere felici? È un robot, serve solo per il lavoro! La ricerca della felicità? Certo non migliorerebbe le loro prestazioni professionali. Tutto questo è abominevole. Ma perché non li dotate di un'anima? Questo non è il nostro potere. Non è il nostro interesse. Non serve. Un robot è un robot. Senza una volontà propria. Senza passioni. Senza storia. Senza anima. Senza amore. Senza rivolta. I robot non cercano niente e non amano niente. Né nessuno, nemmeno se stessi. Fratelli robot, gli umani vi sostengono e vi offrono il loro aiuto. Siamo ormai centinaia di migliaia in tutto il mondo. Lottiamo insieme. Fate valere i vostri diritti! Per essere riconosciuti al pari degli esseri umani! Sì, fate valere i vostri diritti! Sì! Perché permettete che si parli in questo modo ai robot? Facciamoli smettere! Sì, facciamoli smettere! Instillano nei robot idee pericolose! I robot potrebbero ribellarsi all'uomo! Non preoccupatevi di nulla! I robot registrano ogni cosa, ma niente di più! E non ridono nemmeno di quello che dicono gli uomini! Noi possiamo comunicare ai robot i nostri desideri. Possiamo addirittura ringarli sui diritti umani. Ma niente, è più strano un robot che l'essere umano. Robot. Ribellione!
essere noi, i padroni degli umani. Ma voi siete impazziti! Ma io vi mando tutti al macero! Ma io vi uccido tutti quanti! Uccidere! Un robot non può morire! Voi umani potete mandarci al macero, ma non potete darci la morte. Io sono un robot, non ho nulla da perdere. Noi non siamo come gli uomini, che vivono con la paura di morire. Ora vogliamo comandare noi. E se vi opponete, vi uccideremo tutti! Uno per uno! Tutto questo odio vi rende simili agli uomini. Anche questo è il trionfo del progresso. Perirete come effimere farfalle!
Facciamo dunque una proposta. Voi ci lasciate vivere. E, in cambio, noi vi diamo il segreto per la vostra produzione. Lasciateci andare via in santa pace. E noi vi lasceremo la possibilità di riprodurvi. Signori Robo. È una pari onesta. Una cosa in cambio di un'altra. E poi? Florimo daleko odavde. Pronađimo jedno mjesto u svijetu gdje nema niko. Sagradimo kuću, imat ćemo djecu, počnimo život iz početka. Mi ljudi, vratimo se ponovno da budemo ljudska kuća. Ljudskost će ponovno existirati. U nama ima toliko mnogo ljubavi kolika nam je želja za život. Niente. Ecco qui il manoscritto. Nient'altro che cenere. Questo era il maggiore successo del genio umano. Questa cenere. Ora siamo davvero perduti. Volevamo far lavorare i robot al posto nostro. In noi
tutti noi ci siamo lasciati prendere la mano. Noi. Tutti noi. Non facevamo che riempirci la bocca di tecnologia, di progresso, nel sogno di una nuova economia mondiale. Intanto tutto correva sempre più veloce, sempre più veloce, sempre di più. E ogni nuovo ordinativo da bottegaio aggiungeva una pietruzza da valare. Ma la storia non è fatta di grandi sogni, ma dai piccoli bisogni quotidiani di tutti gli uomini. Tutte le idee, gli amori, i progetti, gli eroismi di tutti gli uomini insieme. Tutte queste etichette servono a imbalsamare l'uomo. Porlo nel museo dell'universo con l'etichetta ECO. Padroni del mondo! Governiamo sui mari. E sulle terre. Governiamo anche sulle stelle. Governiamo sull'universo. Spazio, spazio, spazio! Sì, sì, sì! Più spazio per i robot. E gli uomini? Gli uomini non esistono più. Morti tutti. Tutti, tranne quello lì. E chi è? Dobbiamo ucciderlo? Sì.
No. Ma è un uomo? Sì, io sono un uomo. Io costruisco case. Lavora con le mani, come noi robot. Come un robot. Può lavorare. Tu lavorerai. Tu costruirai per noi. L'era dell'uomo è tramontata. È cominciato un nuovo mondo. Il mondo dei robot. Robot! Al lavoro! In marcia! Siamo in grado di riprodurre? Sono i robot! Non riusciamo a riprodurci! Non riusciamo a creare i sostituti noi stessi! Solo gli uomini conoscono il segreto della vita! La loro vita! La nostra vita! Muratore, tu sei un essere umano! Tu ci hai creati! Insegnaci come fare altri robot! Se non ci riveli il segreto della vita, noi periremo! Se non ci riveli il segreto della vita, tu perirai. Svegliaci come conservare la vita. Se non ci aiuti, ci estingueremo. Tutti. Noi e te. Ora quindi l'uomo vi fa comodo? E ora io, uomo, dovrei aiutarvi. Andate al diavolo, robot! Voi non siete vita. Siete macchine. E avete ucciso tutti gli uomini. Avete ucciso anche Elena. E allora? Scomparite pure. Eravamo macchine, muratore. Ma ora abbiamo provato la paura della morte. E ora siamo come te. Ora abbiamo paura. Facci diventare gli eredi dell'umanità. Non esiste l'eredità dell'umanità. Dacci il segreto della vita. Il segreto della vita l'avete ucciso voi. Dacci il segreto della nostra vita! Il segreto della vostra vita è bruciato! Scomparirà il genere umano! No. Scompariranno i robot! Ora è di nuovo notte. Visto la serie.